Sono Maria Clemente, ideatrice del progetto insieme ad altri ragazzi della SD per il Patetico, del progetto Insuperabili. Attraverso questo progetto abbiamo messo su una squadra di calcio che è iscritta alla terza categoria della PGC, prossima a partecipare quindi al campionato. Il nostro intento però non è solamente quello di creare questa squadra di calcio di questi ragazzi, ma a lungo termine la nostra finalità, nonché obbligo morale, sarà quello di utilizzare la squadra stessa per poter sensibilizzare, educare la cittadinanza, ma noi per primi, su determinate tematiche che riguardano, diciamo, il confronto con la diversità. E il fine ultimo è quello di utilizzare, come dicevo, la squadra di calcio per sensibilizzare, provare a sensibilizzare ed educarci, noi per primi, la cittadinanza intera, su determinate tematiche che riguardano la diversità e il confronto con la diversità. Capire che la diversità si può raggiungere anche un reciproco arricchimento e soprattutto provare a garantire la dignità e soprattutto il diritto alla originalità e alla diversità di ognuno. Io sono Doriana e sono la responsabile del gruppo per il Patetico per il Sociale. E noi con i ragazzi ci incontriamo due volte a settimana in chiesa, nella parrocchia di San Giovanni Bosco, e cerchiamo di portare a termine dei lavori con i ragazzi, cerchiamo di preparare degli sketch teatrali. Io sono l'avvocato Domenico. Ah, per vedere la partita. A fare il calcio in Perugia. Sono orgoglioso di essere il presidente di un'associazione meravigliosa, di uno staff che è riuscita già a vincere la propria partita, quella di mettere insieme ragazzi diversi, che provengono da paesi diversi, da culture diverse. La nostra partita l'abbiamo vinta. Adesso abbiamo necessità di vincere un campionato, è un campionato che possiamo vincerlo insieme a voi, quello di eliminare le barriere architettoniche, in particolar modo quelle barriere non fisiche ma mentali, che ancora sono presenti nella società. Possiamo farlo col vostro aiuto, seguiteci, grazie. Ciao a tutti. Ciao.